In via di riqualificazione, un'importante area del centro di Incisa, sono infatti partiti lunedì 4 gennaio 450.000 euro di lavori nella zona degli ex macelli che si trova tra Via Dante e Piazza Mazzanti e che ospiterà la nuova biblioteca Gilberto Rovai. Sono lavori per un investimento di circa 450.000 euro, di cui quasi la metà finanziati con un contributo regionale. Infatti il progetto è risultato meritevole per appunto nell'ambito di questo contributo di riqualificazione degli ambiti fluviali per la vicinanza proprio al fiume Arno. Il progetto prevede appunto la demolizione degli ex macelli, la ricostruzione ex novo della biblioteca, valutazione fatta in fase preliminare. In quanto diciamo, l'edificio stesso non aveva i requisiti di sicurezza sismica e di efficientamento energetico tali da prevedere una riqualificazione, una ristrutturazione conveniente dal punto di vista economico, tanto appunto che si è passati dalla demolizione e ricostruzione proprio per far sì di avere un edificio sicuro dal punto di vista statico, perché dovrà rispondere alle esigenze e alle normative antisismiche, ma anche un edificio dal punto di vista energetico molto efficiente, in quanto saranno installati pannelli fotovoltaici, sarà messa una pompa di calore per il riscaldamento. Questo procurerà farà sì, anzi, che l'intervento porti a un risparmio del 50% e al soddisfacimento del fabbisogno del 50% di energia elettrica e di energia propria di produzione. L'intervento prevede appunto la realizzazione di una nuova biblioteca con sala lettura e spazio per laboratori per bambini, ma anche di uno spazio polivalente per attività culturali, per attività ricreative, che potrà funzionare anche al di là dell'orario di ufficio della biblioteca stessa, in quanto indipendente dall'edificio. La vecchia biblioteca era un edificio che il comune aveva in affitto, per cui ci libereremo da questo canone che dobbiamo pagare tutti gli anni, e anche dal punto di vista, diciamo, di operazione, dal punto di vista economico è interessante, proprio perché è vero sì che spendiamo dei soldi, ma piano piano questi soldi saranno in qualche modo ammortizzati, proprio perché non pagheremo l'affitto annuale che tutti i mesi appunto dobbiamo corrispondere per la biblioteca attuale. Possiamo parlare dei tempi di realizzazione? Tempi di realizzazione da cronoprogramma sono circa 200 giorni lavorativi, che corrispondono circa 5 mesi, quindi si spera verso giugno, luglio di avere il progetto a un buon punto, quindi diciamo di averlo completato.